telespettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno. Oggi abbiamo gradito ospite della nostra rubrica online il nostro grande maestro Silvano Marchese, conosciuto un po' dovunque perché si è dato molto da fare con la sua musica, con i suoi pezzi, con la sua voglia di portare serenità e gioia. Appunto negli animi di tutti quanti noi che amiamo la musica, che amiamo i pezzi che lui in questi anni ha composto. Silvano, grazie per l'invito. Con te, anzi, vorrei parlare della musica. In questi mesi si sta parlando tanto della musica che ci rincuora, che ci rallegra, che ci fa stare un po' bene, visto la situazione che stiamo vivendo, anche se teatri, sale da ballo, stadi per ospitare concerti sono chiusi e quindi la musica ne soffre un po'. Ecco, da musicista, innanzitutto ti chiedo come stai e come stai vivendo tu questa epidemia? Io sto abbastanza bene, fisicamente, la sto vivendo, il più del tempo in casa, a leggere, studiare, comporre magari qualcosa di nuovo, anche se, ascoltare molta, molta musica e cercare di, capire un po' cosa, può succedere dopo questa pandemia. Perché ci sono state altre pandemie che hanno un poco oscurato la musica e allora a questo punto ti voglio un poco dire che già nel 1576 a Milano ci fu una prima peste e quindi praticamente dopo di questa peste diciamo un grande musicista francese Marc-Antoine Charpentier scrisse proprio, quindi quasi una cinquantina di anni dopo di questa peste, scrisse e dedicò all'avvenimento milanese un brano, Pestis Mediolanensis. Questo Marc-Antoine Charpentier è molto famoso per il suo Te Deum. Il famoso tan 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 tan, ecco la vecchia sigla dell'Eurovisione, cioè la sigla dell'Eurovisione, stravista e stravolta, fra l'altro. Vabbè. Quindi scrisse proprio per la peste di Milano del 1576, Pestis Mediolanensis. Ma non fu la sola composizione dedicata alla peste, ma già dopo Milano ebbe anche un'altra peste di cui ce ne ha parlato e tu ne sai qualcosa, Alessandro Manzoni, nei Manzoni, Promessi Sposi. certo, sì. Promessi Sposi. E un altro grosso compositore italiano, stavolta Amilcare Ponchielli, che cosa fece? Non fece altro che mettere in musica una parte dei Promessi Sposi, quindi praticamente ci sono i personaggi come Don Rodrigo, Renzo, Lucia e ci sarà l'orrida signora, la peste, che praticamente ha creato distruzione a Milano e lo sappiamo storicamente. E per Milano anche non poteva mancare una canzone di un nostro cantautore famoso, morto da qualche anno, Giorgio Gaber, che scrisse La peste nel 1974 e diceva un poco queste parole: un bacillo che saltella, che si muove un po' curioso, un batterio negativo, un bacillo contagioso. E chiude così. Un bacillo a bastoncino che ti entra nel cervello, un batterio negativo, un bacillo a manganello. Molto Tutto attuale, molto attuale. attuale, sì. Quindi praticamente, come vedi, queste forme di pandemia
hanno sempre dato ispirazione sia ai poeti che anche ai musicisti per poter descrivere un poco. Ora, voler descrivere ora, cioè questa pandemia, sarà certamente un fatto molto difficile, perché praticamente bisogna che questa pandemia, prima o poi, se Dio ci aiuti, passi. E così possiamo vedere un poco e possiamo comporre, possiamo tracciare anche musicalmente una idea di questa pandemia che ci sta tanto costringendo. Io personalmente ho scritto qualcosa di nuovo che purtroppo per il momento non posso pubblicare, perché fra l'altro ho anche il problema della manina che mi dà un po' fastidio e dovrei fare un piccolo intervento, ma francamente in questo periodo è un po' difficile. Certo. Senti Silvano, ti parlavo prima di questa musica che nonostante sia bloccata è molto amata, è molto seguita, ma è vero secondo te che la musica ci può tenere una grande compagnia e può essere un po' da traino per questa sparizione, speriamo quanto prima, dell'epidemia? Quanto è importante la musica in questo momento? In questo momento secondo me è la cosa fondamentale, perché fra l'altro siamo un poco costretti a casa, un poco tutti quanti, e io personalmente, un po' una deformazione professionale, ascolto spesso tanta musica, e quello che io vorrei leggermente sottolineare è il tipo di musica da ascoltare. Chiaramente il tipo di musica che in questo periodo sia io che molti terapeuti consigliano è la musica di Mozart. Vi sono alcuni brani della musica di Mozart che fra l'altro, oltre ad essere rilassanti, danno anche, e a questo punto mi viene proprio adesso in mente, un l'adagio del divertimento K205 di Mozart, che è usato soprattutto in campo cardiologico, perché proprio l'andante che cosa fa? Riduce la pressione sistolica, cioè la pressione massima, la riduce addirittura di 6 millimetri di mercurio. E quindi dalle indagini portate da diversi studiosi dicono che questo genere di musica riesce a rilassare anche le palpitazioni, e si usa spesso in chi è stato operato sia di coronare e sia dopo un infarto. Questo ho capito. È quello che dicono molti medici. Io personalmente dico che questa è stata una mia terapia, cioè la terapia della musica. Certo. A prescindere che c'è anche la musicoterapia e ci sono anche dei brani di Mozart. Perché Mozart? Ma perché Mozart è stato uno dei primi compositori che ha composto inconsciamente. Cioè, che significa inconsciamente? Mozart componeva all'età di 3 anni. All'età di 3 anni, un po' perché era nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, padre, sorella, eccetera. E poi perché aveva questo dono naturale, che era di tradurre in note quello che gli veniva in mente. E dato che in quel periodo, all'età di 3 anni, non può venire in mente qualcosa di cattivo, se non qualcosa di naturale, ecco, un fatto di... Ecco perché la musica di Mozart è usata in musicoterapia. Difatti c'è la sonata K448
che è una sonata per due pianoforti, che è molto usata per l'Alzheimer. Ok, bene, bene, ottime notizie, insomma. La musica, insomma, è tutto. Ascolta, Silvano, una curiosità mia, che ho davanti adesso un bravo musicista, veramente è noto quale sei tu, ma tu quest'anno l'avresti fatto Sanremo come direttore artistico e tutto? Che si è tanto polemizzato, no? Molta gente ha detto, con i guai che abbiamo, i morti che ci sono stati, pensare 5 giorni alla canzonetta, divertirsi, è fuori luogo. Tu l'avresti fatto il festival? Secondo me non è stato un divertimento vero e proprio quello che è stato Sanremo. Secondo me è stato anche lo scaricare una determinata tensione. Anche degli stessi autori, degli stessi musicisti, anche se a volte si pensa che si scrive così di getto, però ecco, a questo punto devo dire che anche questa pandemia, diciamo a noi che componiamo, ci ha dato molto da pensare, ci ha dato molto da pensare. Perché se noi pensiamo che addirittura ai tempi di Beethoven, a Beethoven bastava semplicemente 2 note per costruire un mondo, tipo, e faccio l'esempio classico, con 4 note ha costruito la Quinta Sinfonia. Le 4 note erano ta 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 ta. È vero. Tutti quanti abbiamo sentito. Con queste 4 note è riuscito a comporre un mondo, è riuscito a dare senso alla sua vita, cioè praticamente che cosa diceva Beethoven? Queste 4 note è il destino che bussa alla mia porta. Quindi praticamente ha incominciato con queste 4 note come l'inizio per poi sviluppare tutta la sua vita e tutta la sua esistenza. Quindi praticamente anche in quel periodo, diciamo tempestato, sì, non anche da vari mali, allora, ora che magari non esistono più, ma allora erano incurabili, sì, e allora erano incurabili, il musicista ha avuto la forza e il coraggio di poter scrivere e dare all'umanità veramente un senso. E penso che anche oggi vi sono alcuni musicisti, lasciando stare, sembrano delle musiche abbastanza leggere, però penso che in ognuno di noi c'è sempre la presenza di contrapporci a questa pandemia. Certo, certo. Senti Silvano, una curiosità mia ancora, tu sei musica classica, ami molto, ma un maestro come te, che ne sente di cotte e di crude, segue anche la musica leggera? Per esempio, una canzone che in questo periodo di chiusura in casa, o un brano non di musica classica o sinfonica, un brano che ascolti con piacere, qual è? Allora, guarda, Pino, vedi che io ho incominciato da bambino a seguire la musica leggera, poi sono passato al folk, anzi sono nato con il folk, con la famosa calabrisella, ecco. Poi sono passato, quando sono venuto a Lauria ho avuto la fortuna di incontrare Mimmo Carlomagno, con il quale ho incominciato a scrivere della musica folcloristica, e fra l'altro c'è Lucanella, non so se la conosci. Certo, sì, sì. Vabbè, ma se vai su YouTube vedrai che ha avuto 3 milioni e 300 mila visitazioni. Non lo so come le calcolano queste cose, non lo so, però tante sono. Quindi praticamente poi sono passato anche alla musica jazz, ho fatto anche del jazz come batterista allora, e poi sono passato alla musica classica. Quindi praticamente per me non esiste una musica più bella, meno bella, più importante, meno importante. La musica è musica in sé. Quindi praticamente io riesco a sentire dalla musica folcloristica, non solo quella che compongo io, ma quelle che sento
fatta in un certo modo, un vero folk, ora è un poco anche imbastardito, vabbè, comunque tralasciamo, dalla musica fino alla musica attuale, tipo la musica di Christian Wolff, che praticamente è uno degli ultimi del Novecento, quindi molto impegnato, cioè praticamente seguendo questa evoluzione. Quindi io che cosa sento? Io personalmente, se devo dirti, ci sono dei momenti della giornata. Per esempio la mattina, sembra strano, però la mattina sento con molto piacere la musica leggera, no. Chiamiamola musica leggera. Sì. Il pomeriggio mi dedico un poco al jazz, perché non lo so, forse è un mio modo di vedere. La sera vado un poco sul classico. Ma guarda, secondo il periodo della giornata. Sì, ecco. Secondo anche il periodo della giornata, anche gli stati d'animo. Insomma, certo, che si riflettono, certo. Senti, velocemente, Silvano, tu sei il grande autore di quel brano bellissimo dedicato a Maratea, come sei l'autore un po' del famoso inno all'Auria che io ebbi l'onore quella serata di presentare. Chiamato da te con grande gioia e gentilezza che hai avuto nei miei confronti. A quale dei due sei più legato? Il brano su Maratea o l'inno all'Auria? Senza campanilismi, è chiaro. Senza campanilismo, devo dire, vabbè, prescindendo dal fatto che io ho scritto anche l'inno di Rende. Il tuo paese natale. Sì, esatto. Vero? È stato anche, praticamente è stato ufficializzato e devo dire che mi sembra, una volta ne avevamo già parlato, che viene suonato spesso anche nelle manifestazioni sportive all'inizio. Vabbè, comunque, se ti devo dire, proprio da un punto di vista musicale, Ponte di Maratea. Ecco, benissimo. Senza far torto ai lauriotti. No, per l'amor di Dio. All'Auria ho dedicato tanto, insomma, cioè praticamente tutto il folk è stato imperniato un poco sul folk lauriota, e poi chiaramente c'è stata un'evoluzione. Cioè, a me Onde di Maratea è quello che è più rimasto nel cuore. Sì, fra l'altro Onde di Maratea, sai che è stata presa, non so perché era su YouTube, è stata presa ed è stata ha fatto la sigla a una serie di fotografie di un noto fotografo newyorkese di origine italiana. Sì. Bene, è andata oltre oceano questa tua musica, questo tuo brano. Ha varcato l'oceano. Non solo questo brano, anche l'inno di Lauria è andato all'estero, come del resto anche i vari inni del Beato Domenico Lentini. Mi hai preceduto, perché tu hai avuto il piacere, ecco, sì, dillo. Ultimamente, e io ho le documentazioni, ultimamente è stato sentito per ben 12 minuti a Pechino. In Cina, cioè, vabbè, non sapevo che era internazionale. In tutto il mondo, in Canada, vabbè, Canada si sa che ci sono i laureati, negli Stati Uniti, in Brasile, Argentina. Tranne la Cina, siamo dovunque noi, oppure a Pechino c'è il laureato, chissà. Non lo so, ma penso che... Senti Silvano, ti stavo dicendo, tu hai avuto il piacere... 12 ottobre 1997, tipo quiz. Se ti dico questa data, che rispondi? Piazza San Pietro. Risposta esatta. Ho diretto la corale, che allora era... Corale davanti alla buonanima del Papa. Ho diretto Piazza San Pietro nella Cappella Papale, con il coro della Cappella Sistina, con il coro tedesco e con una banda brasiliana. Abbiamo cantato Domenico Lentini, scritto da padre Mario Curione, e all'ultimo anche E vive Checchino.
davanti a colui che sarebbe stato poi un santo, San Giovanni Paolo II. Esatto. Abbiamo avuto questo privilegio, io ero come spettatore quella famosa giornata, di vedere poi quello che sarebbe diventato un santo. È veramente una cosa bellissima. Silvano, io ti ringrazio per questa ondata di ricordi che hai portato in me, ma sicuramente in molte persone che ci stanno seguendo. Come vogliamo chiudere, inneggiando alla musica? Che augurio vuoi fare? Ma io voglio fare un augurio di poter suonare in diretta un po' di canzoni, sia mie che ricordano un poco tutta la mia storia musicale, ma che rispecchiano anche la vita vissuta qui a Lauria. Sai bene che io non sono molto loquace nel parlare, non mi esprimo molto bene, forse mi esprimo meglio in musica. Guarda Silvano, hai dato, lo dico in diretta oggi, hai dato l'idea, si potrebbe fare con Lucania TV. Veniamo a casa tua, registriamo, facciamo questo special sull'onda dei ricordi musicali tuoi. Che dici? Magari possiamo fare. Sai che cosa abbiamo fatto con mio figlio? Abbiamo fatto la banera di Bizet suonata da un quartetto di archi tutti al femminile e io mi sono introdotto, chiaramente poi fondendo insieme le due cose, che ho mandato a Gianfranco, che se ha la possibilità di poter inviare, io ho chiesto anche l'autorizzazione per poter, difatti ho avuto, mi hanno mandato la musica di come era stata, come l'avevano suonata loro, sono quattro ragazze che... Al bacio. Bene, adesso... giriamo al nostro direttore capo, esatto, Gianfranco, per mandarlo prossimamente. Lo puoi vedere anche in privato tu. Grazie, va bene. Ti ringrazio Silvano, ti abbraccio, grazie per la tua disponibilità e speriamo di vederci veramente per avermi dato la possibilità di esporre qualcosa così in modo. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. Tanti saluti a tutti. E un saluto anche da parte mia ai telespettatori. Salutami tua madre. Grazie.